Quanto è crudele la dannazione del tempo. Buongiorno, buongiorno, buon caffè. E qua la telecamera. Stavo leggendo un libro, stavo riprendendo in mano un libro che sto leggendo da un po' di tempo e per caso ho gettato l'occhio sul segnalibro che sto utilizzando, che ho ripreso da un altro libro che stavo leggendo in precedenza. Eccolo qua. È il foglietto di un calendario che mi è stato regalato da una persona per la quale ho grandissima stima, grandissimo affetto e che ringrazio, grazie Giovanna, e mi è capitato l'occhio sulla data. 8 febbraio, San Girolamo Emiliani, San Giuseppina Bachita. 8 gennaio, non poco più di 4 mesi fa, ma un mondo fa, un'epoca fa, una società fa. Una vita completamente diversa da quella che stiamo vivendo adesso. 8 febbraio. Eravamo ignari, eravamo allegri, eravamo speranzosi. Eravamo una cosa diversa da quella che siamo adesso. E allora viene questo desiderio di poter possedere il tempo, di andare a rimescolarlo, andare a risfogliarlo al contrario come si può sfogliare un libro, andare a ricercare quel punto che tanto ci piaceva, ripartiamo da qui, come scorrere un film o un serial TV su Netflix, su Sky, scegliete dove, all'indietro, con il fast backward. Vi ricordate? C'era un serial fast forward interessantissimo, hanno fatto solo la prima stagione e poi l'hanno fermato. Ecco, vorrei magari fare così, tornare alla prima stagione e poi vedere se c'è un seguito, se ce n'è una seconda, una terza, una quarta, quali sono le nostre stagioni. Perché sicuramente dentro questo mondo che si sta risvegliando, al netto di quello che è successo, hanno fatto bene, hanno fatto male, non importa, siamo qui adesso, recriminare non serve. Servirà magari per cercare di trovare soluzioni al futuro, ma sicuramente non cambia il fatto che oggi io qui sono in questa condizione e non posso far nulla se non accettare il modo e il mondo nel quale sto vivendo per cercare di tirar fuori il meglio. Perché poi alla fine il punto è tutto lì. Il punto è tutto lì, è che il tempo si accetta. Non abbiamo scelto noi di vivere in questo tempo, diceva Gandalf a Frodo in uno dei passi forse più belli del Signore degli Anelli. Non l'abbiamo scelto noi, ma ci siamo qua dentro. Non abbiamo scelto quanto tempo avremo ancora. Non abbiamo scelto le condizioni nelle quali ci troviamo a viverle, ma quello che dobbiamo fare, che possiamo fare, è veramente giocarcele al meglio. Giocarle nel modo migliore che possiamo per poter ottenere che la nostra vita lasci traccia, sia un segno, cancelli la scia del male, faccia tutto quello che può essere, perché veramente si possa essere felici e trasmettere felicità. Buongiorno e buon caffè.